Buonasera a tutti, esimio pubblico, gentili amici, eccoci qui in questa bella sala del centro Russia Ecumenica per svolgere i lavori di questo convegno dal titolo La religione come strumento di pace. Come sempre accade da alcuni anni, andremo su internet e, vista la partecipazione dei numerosi relatori che quindi ovviamente ringraziamo, io per primo come co-organizzatore insieme agli altri del panel che vedete mi limito davvero a pochi secondi. Ringrazio anzitutto chi ci ospita, Don Sergio Mercanzin, direttore del Centro Russia Ecumenica, lo staff c'è un piccolo omaggio per le signore coinvolte, quindi la mediatrice Maria Federico e Pierluigi Sorti, che sono anche in rappresentanza di due organizzazioni che collaborano a questo evento, e quindi dicevo queste cose in omaggio a tutte le signore presenti. Abbiamo anche il corpo, faccio un attimo, lo troverò. Abbiamo anche la bandiera del corpo umanitario dei Duberes International, che in alcuni momenti di questo lungo convegno ci accompagnerà con una presenza proprio fisica, e vi ringraziamo. Direi, per rompere il ghiaccio, un applauso a tutti noi. Dunque, un intervento di 10 minuti con un timer severissimo e molto sonoro che è qui accanto ai due moderatori. Bene, a questo punto cosa si prevede? L'ordine è proprio questo, quindi Maria Federico, a cui rimango momentaneamente qui, e inoltre il microfono. Allora, rinnovo i saluti, buonasera a tutti. Sono Maria Federico, in veste di un po' insolita, di moderatrice di questa iniziativa. Sono la presidente dell'Associazione Culturale Il Mondo di Damarete, che si occupa di promozione della cultura siciliana in senso lato, della cultura mediterranea, e responsabile relazioni esterne dell'Istituto per il Mediterraneo, per l'Unione del Mediterraneo, pardon. Adesso mi accingo a presentare i relatori che ci intratterranno in questa piacevole iniziativa e utile soprattutto. Per quanto riguarda me, da siciliana, penso di poter rappresentare una terra che è sempre stata nei secoli il luogo di pacifica convivenza di popoli e religioni diverse, e quindi può essere, e tuttora lo è, diciamo, un valido esempio, e che ci sproni veramente a una pacifica convivenza in un momento così complesso e difficile che non solo il nostro paese, ma tanti paesi stanno attraversando, con l'augurio che tutto possa essere, diciamo, superato nel migliore dei modi e che veramente questa pacifica convivenza prevalga su tutto. Grazie. Grazie Maria, adesso mi tengo un po' fuori campo e prego il colonnello comandante regionale del Corpo Umanitario di Duberes International, Roberto Martinelli, di prendere la parola al consiglio. Buonasera a tutti, è un onore essere qua. La seconda volta che partecipiamo a questo tipo di, diciamo, di conferenze, e oltre all'interesse che avete decisamente alto nei confronti dell'argomento, e lo facciamo anche per sensibilizzare un attimino l'opinione pubblica sulla presenza del nostro corpo all'interno del territorio e sulle opere a cui noi andiamo a sviluppare per poter poi cercare di unire le varie personalità politiche, sociali, istituzionali all'interno della regione Lazio.
nient'altro. Bene, grazie. Grazie comandante. Grazie. Dunque adesso il direttore Sergio Mercanzin. Andiamo oltre, l'onorevole Federico Rocca. Sì. Naturalmente spiego a chi ci vedrà su internet che tutto questo serve a registrare anche video, registrare l'evento. Prego. Innanzitutto buonasera, io ringrazio Roberto Mercuri che ha voluto per l'ennesima volta venire un po' di amici per parlare di un tema molto importante, ringrazio il Sergio Mercatini che ovviamente ci ospita in questa splendida sede, i vari relatori, tutti coloro che si sono impegnati in organizzare questo incontro. Io intervengo come co-presidente del forum interreligioso, per il dialogo interreligioso che Roberto ha voluto creare nel corso degli anni, conoscendo me e altre persone insieme a Roma Capitale, l'Assemblea Capitolina, ha voluto coinvolgere un po' di persone in questo progetto, e io e il collega amico Masini, peraltro da proveniente da esperienze diverse, abbiamo pensato che su questo tema si fosse giusto unirci e dare una mano a portare avanti un messaggio positivo. Ovviamente il tema non posso non iniziare non ricordando quello che è successo alcuni giorni fa, e credo che sia anche condivisibile da parte vostra questo pensiero, e quindi un ricordo va ovviamente alle persone che hanno perso la vita nel recente attentato a Gerusalemme all'interno di una sinagoga. Perché ormai ci hanno abituato ogni giorno a sentire queste notizie, ormai non ci facciamo più caso neanche quando le vediamo scorrere sul telegiornale. Però questo attentato rappresenta nello scenario, anche purtroppo delle nostre abitudini, nel vedere questi atti un qualcosa di diverso, perché siamo sempre stati abituati a vedere attentati dall'esterno verso l'interno o dall'interno verso l'esterno. Questo purtroppo è un attentato dall'interno all'interno, cioè è avvenuto tutto dentro Gerusalemme, è avvenuto con delle persone colpite all'interno di un luogo di culto, quindi mentre pregavano, e io credo che per chiunque di noi una chiesa, un tempio, una sinagoga, una moschea è un luogo inviolabile a prescindere, perché è un luogo di preghiera. Quindi il fatto che siano stati colpiti anche in quel luogo lancia un messaggio molto preoccupante, perché ci fa anche intravedere che forse l'escalation della violenza e dell'odio religioso può arrivare anche a questo. Io provo perché Roberto e i relatori, gli organizzatori ci hanno dato 10 minuti tassativi, mi aiuterò anche leggendo un po' di cose, non sono solito farlo, però visto il tema ci sono dei passaggi anche di carattere di valutazione sulle religioni che dobbiamo... Una preghiera, perché sì. Siamo in ritardo e poi alcuni devo... Io mi tenevo sui due minuti. Sui tagli, cioè 10 sì, minuti ci ho detto, quindi spesso. Io volerò allora ok, rivediamo sotto il programma tutto quello che sta qui dentro, lo azzero praticamente, e cerco di dirvi brevemente due cose. Innanzitutto di come non si possa pensare, e questo dobbiamo farlo per primi, aiutare le persone a capire che non c'è nessuna religione al mondo che nei suoi insegnamenti predica la violenza o la violenza come strumento di prevaricazione, di affermazione o quant'altro. Non sta scritto in nessun libro di carattere religioso, non c'è nella Torah, non c'è nel Corano, non c'è nel Nuovo Testamento, nel Testamento, nessuna religione predica l'odio per la sopraffazione di un altro, anzi, è semmai negazione. Quindi l'utilizzo e lo strumento che si fa della religione come strumento di offesa è un'estremizzazione che nulla ha a che vedere con la religione, anzi, è assolutamente il contrario, e da questo si vanno a giustificare ben altri fini di carattere politico, commerciale, di supremazia, di conquista di uno Stato, di un territorio. E vi faccio un esempio e chiudo. Perché molto spesso quando parliamo di integralismo, di violenza di carattere religioso, non si sa perché il dito viene sempre puntato contro una religione specifica, quando poi così non è, perché in ben 127 paesi nel mondo anche persone di fede musulmana vengono perseguitati, accade 191 per i cristiani e 95 per gli ebrei, quindi diciamo che la persecuzione a carattere religioso viene subita in maniera vasta in tutto il mondo, e ogni volta ovviamente i soggetti, cioè l'oggetto offeso e chi offende sono di diversa natura. Mi colpì su internet, venne pubblicato un video di due persone che ovviamente, chiaramente due persone di religione islamica, che dopo aver recitato una preghiera hanno distrutto una statuetta della Madonna. Questo video quindi è stato pubblicato e ha ovviamente scatenato tutta una serie di commenti anche molto offensivi da chi ovviamente di religione cristiana vedeva un suo simbolo non solamente diciamo materiale ma ovviamente spirito religioso offeso in quella maniera. Io sono permesso di intervenire in quella discussione dicendo: ma perché offendete l'Islam? Perché queste due persone non sono due fedeli musulmani, sono semplicemente due ignoranti,
perché se avessero rispettato e se conoscessero bene gli insegnamenti della propria religione, ricorderebbero che la figura della Madonna è citata più volte nel Corano che non nel Nuovo Testamento, ricorderebbero che la Madonna viene riconosciuta come la madre ovviamente di Gesù Cristo, perché viene riconosciuta lì come un profeta e non come figlio di Dio, ma viene peraltro riconosciuta come una grande, come signora patrona, che equivale al nostro sinonimo di Madonna. Quindi quel video pubblicato da quelle persone per innescare odio, per offendere, e qui ha innescato una reazione da parte di persone cristiane, è la sintesi di come oggi nel mondo si voglia utilizzare la religione per ben altri fini. Ecco perché il titolo di questo tema, la religione è uno strumento di pace, è un tema che noi non dobbiamo mai e può mai smettere di perseguire, e dobbiamo continuare a credere che tutto ciò sia possibile. E quindi in questo vi ringrazio per aver dato a questa tavola rotonda, che sicuramente avrà degli spunti interessanti ognuno di noi. Buon proseguimento. Chiedo scusa e saluto la bandiera del Blue Berets International che per alcuni momenti ci accompagnerà e adesso, come dire, applaudiamo in ingresso. La parola a Sergio. Quante ore ho? Un minuto. Un minuto. Mi basta. Credo che un grande apostolo della pace in questo nostro tempo è Papa Francesco. E tra le tante frasi sulla pace, sulla guerra che ha detto, quella che mi ha colpito di più negli ultimi tempi è questa: ci vuole più coraggio a fare la pace che a fare la guerra. Più coraggio a fare la pace che a fare la guerra. Poi tra le pene che la religione cattolica commina a chi si commette dei delitti, la più grave è la scomunica. Direi che ogni religione dovrebbe avere questa forma di pena nei confronti di chi in quella religione utilizza il nome di Dio per fare violenza. Quindi bisognerebbe che ogni religione scomunicasse quelli che in nome di quella religione fanno guerre, commettono delitti violenti contro il prossimo e contro l'umanità. Ecco, ho finito. Bene, grazie. Adesso la parola al Pierluigi, l'altro moderatore, Pierluigi Sotti, avvicino il microfono così grazie. Poi spazio di tutto anche tu. No, io intanto poi mio. Prego. Io ci saluto con molta cordialità e voglio soltanto riassumere il mio pensiero e il mio trovarmi qui in una locuzione semplice. Anche il mondo laico ha il diritto e il dovere di occuparsi degli aspetti religiosi della storia antica e moderna e deve impegnarsi altrettanto fervidamente di come lo fanno coloro che hanno una fede. Su questo io ho esaurito il mio pensiero e il mio trovarmi qui e il mio far parte di appunto di un'associazione che si occupa del necessario dialogo laico interreligioso per la conquista della pace. Grazie. Grazie. Grazie per Luigi. Leggiamo ecco adesso i messaggi pervenuti velocemente. Dunque, dalla Beatrice Nagoni Machiavelli, che è presidente onorario dell'associazione Noi dell'Europa: cari amici di Noi dell'Europa, desidero esprimere una volta di più il mio apprezzamento per il vostro lavoro e le vostre iniziative, più che mai necessarie in un momento difficile che attraversa l'Unione Europea. Ricordiamoci che tutte le tappe decisive della nostra storia, dal Risorgimento alla fondazione della Repubblica, sono passate attraverso l'integrazione dell'Italia nell'Europa, nei suoi valori di libertà, sulla linea di Alcide De Gasperi, Luigi Einaudi ed Altiero Spinelli. Un cordiale amicizia. Bene. Adesso dall'assessore Paolo Masini, che è co-presidente insieme all'onorevole Rocca del Forum Interreligioso e Laico di Roma, che è una sezione dell'Associazione dei Noi dell'Europa. Caro Roberto, purtroppo i pressanti impegni istituzionali non mi consentiranno di partecipare al convegno del 20 novembre. Auguro comunque a voi tutti la buona riuscita dei lavori e colgo l'occasione per inviare un caro saluto. Grazie anche all'assessore.
Massimiliano Pasqualini, co-presidente del dell'Istituto Municipio.it, che è tra i coorganizzatori di questo evento. Per Roberto, impegni istituzionali mi impediscono di essere presente, ma formulo i complimenti per la scelta dell'argomento oggetto dell'odierno dibattito. Da credente non posso immaginare una religione nemica dell'umanità ed un'occasione che abbia lo scopo di analizzare fenomeni che nulla hanno a che vedere con Dio è senz'altro benvenuta. Il dialogo e il rispetto sono, devono essere, le fondamenta della pace da parte di qualunque credo. Senza essi nessuna comunità potrà prosperare. Auguro a tutti voi un limitato successo per i lavori che stanno per aprirsi presso la prestigiosa sede del Centro Corsia di Emilia. E in ultimo, Alessandro Vanini Scatoli, presidente dell'Accademia Cagliari Roosevelt. Per Roberto, impossibilitato a partecipare, desidero inviare il mio augurio di meritato successo agli organizzatori che lo diano con me. Il tema, sempre di stringente attualità, è particolarmente importante perché il dialogo e la pace nel mondo sono traguardi che l'umanità deve perseguire e consolidare con decisione, nonostante gli egoismi, le bieche strumentalizzazioni che non di rado si celano dietro un uso improprio delle religioni. Grazie, benissimo. La parola adesso ai relatori, in particolare quindi a Maria e Federico e a Pierluigi Sorti, che avranno questo ingrato compito, ingrato nel senso che il tempo è poco, però da ascoltare c'è molto, è veramente interessante. Grazie ancora. Per quanto riguarda i relatori, io un attimino leggerei i nomi per vedere chi è presente, in modo da poter fare una scaletta, va bene? Chiedo scusa Maria, facciamo, siccome ho già registrato io la scaletta, perché so ovviamente tu non ne sei al corrente, quindi man mano ti segnalo io quali sono. Perfetto. Allora, comincio... Scusate. Allora, iniziamo con la dottoressa Francesca Baldini, di cui leggo un breve profilo. Un attimo, lo facciamo comodare. Sì, prego. Prego, prego. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, nata a Cesena, evitiamo l'anno, è una signora, è preferibile. Dopo aver conseguito la laurea in lettere con indirizzo in critica teatrale presso l'Università di Bologna, inizia la sua attività giornalistica a Rimini presso la televisione privata Rete 8 VGA. Prego bene? Ha vissuto per un breve periodo in Australia, dove ha seguito la GMC del 2008, collaborato con l'Agenzia della Conferenza Episcopale Italiana e Radio Vaticana. Ha lavorato come ufficio stampa per campagne di comunicazione nell'ambito del no profit, ha seguito l'organizzazione di eventi nazionali promossi dalla CEE e produzioni televisive per TV 2000. Continua a lavorare nell'ambito della comunicazione come giornalista freelance, web editor, gestisce l'organizzazione della sede romana del Centro Culturale San Paolo Onlus e da un anno è la responsabile delle sezioni giovani di Religions for Peace, Italia, dove promuove progetti di formazione e conoscenza sulle religioni. A lei la parola. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti e grazie di cuore a Roberto per questo invito e di trovarci qui in un clima anche molto intimo, molto raccolto. Ma sono tanti che ci guarderanno in realtà. E diciamo a me è l'onore di partire con questa maratona, diciamo, ecumenica di testimonianze. Ecco, io lo dico molto semplicemente, ecco, non sono una docente, quindi porto la mia testimonianza e mi perdonerete, insomma, proprio per la mia semplicità, ecco, però in breve io vi volevo raccontare un po' quello che noi stiamo facendo come sezione giovani della Religion for Peace, che è questa associazione, spero che voi la conosciate, associazione internazionale che qui a Roma è, diciamo, presente da ormai, c'è il nostro segretario anche qui in sala, sarà presente insomma da una trentina di anni e opera sul territorio per cercare proprio di portare avanti su, diciamo, un aspetto del dialogo interreligioso ed ecumenico. E, come avete sentito, da circa un anno io sto cercando di fare in modo che i giovani
giovani, sensibilizzare i giovani al dialogo interreligioso. Non è semplice, però ci proviamo, e insieme ad un altro amico, Carmelo Russo, che oggi purtroppo non poteva essere con noi, porto anche i suoi saluti, dell'associazione Convivio, abbiamo iniziato un percorso di conoscenza delle religioni attraverso i luoghi di culto. Perché? Perché è importante, secondo noi, conoscersi. Se tu non conosci l'altro, e ovviamente non conosci anche la religione, la sua religione di appartenenza, spesso fai fatica a costruire questi famosi ponti di cui parla Papa Francesco. Perché è più semplice costruire dei muri, costruire delle barriere. Invece poi alla fine, quando si costruiscono questi ponti, quando tu conosci l'altro, ti rendi conto che spesso ci sono tanti punti in comune con l'altro, proprio anche attraverso la religione. E qui anche, per esempio, l'amico Mohammed, che parlerà più tardi, ne sa qualcosa, perché più di una volta ci siamo ritrovati a parlare, per esempio, di tanti temi, tra cui quello della vita, e rendersi conto che ci sono tanti punti in comune tra la religione cristiana e l'Islam. Quindi, ecco, noi con questo percorso di conoscenza delle religioni attraverso i luoghi di culto andiamo alla ricerca di comunità che ci aprono i loro luoghi di culto, conoscendo la comunità, conoscendo la religione, conoscendo il luogo dove si prega, perché la preghiera è molto importante nel percorso, diciamo, religioso di ognuno di noi, e da lì si iniziano a costruire piano piano questi ponti e i pregiudizi piano piano si abbassano. Io mi ricordo una testimonianza di una cara amica di religione ebraica, Angelica Kroll-Ipne, che una volta mi raccontò e mi colpì tantissimo. Lei era stata invitata a una conferenza internazionale dove era l'unica signora di religione ebraica, c'erano tantissime donne palestinesi. E quando nella sala sentirono il suo nome, iniziò a esserci un borbottio, ecco. E lei ovviamente era un po' spaventata anche su questo, perché, insomma, sapete la situazione, insomma, anche gli avvenimenti di attualità che abbiamo seguito in questi giorni. Poi si è ritrovata a tavola di fianco a una signora palestinese e hanno iniziato a parlare dei loro figli. Ecco, quello è stato il momento in cui il muro è caduto. Secondo me la cosa importante è quella di cercare di trovare nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, questi punti in contatto che fanno cadere questi muri e ci fanno dire sì, abbiamo delle religioni diverse, con identità diverse, però ci sono poi dei fil rouge che ci uniscono. E questo penso che sia l'esercizio quotidiano che ognuno di noi deve cercare di portare avanti, con pazienza, con tenacia, ma non abbattersi mai, perché è più semplice, appunto, la guerra che la pace, questo sicuramente. Però l'esercizio della pace è un esercizio che implica tanto coraggio. Ma noi siamo qui apposta per cercare di andare avanti e di fare il possibile. Ecco, per cui con la sezione giovani stiamo cercando di fare questo. E, ecco, per cui io sono una ragazza che semplicemente ha portato avanti la sua curiosità, il suo desiderio di incontro con l'altro, di conoscenza con l'altro attraverso il veicolo della religione. E per proprio abbattere questi muri e iniziare a costruire dei ponti. Grazie. 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 È una cosa alla moderatrice che bisognava farla prima. Intanto prego Roberto Ciaccia, che non avevo intravisto, è colpa mia, per un breve saluto. Buonasera a tutti, sono Sergio Roberto, presidente del Polo Sicurezza Roma e Memoria di mia figlia. Niente, io sono contento di questi incontri, perché ho già stato detto molto, perché noi cerchiamo nel nostro piccolo di cercare di far migliorare l'amicizia tra i popoli e cercare la pace, perché questo è molto importante, evitare che ci siano, purtroppo ancora ci sono,
attentati e vittime che non c'entrano niente nella vita, non c'entrano niente gente normale che lavora, gente che viene uccisa per motivi, dicono religiosi, ma non sono religiosi, sappiamo tutti. E spero che noi, facendo questi incontri, miglioreremo queste cose. Grazie Roberto. Grazie a tutti. Allora, grazie Domenico Faccia. Adesso diamo la parola a Ciprian Baltac, diocesi ortodossa romena d'Italia, parrocchia ortodossa romena, esaltazione della Santa Croce di Roma. Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Prego, prego. Vi porto il saluto del nostro vescovo, della sua eccellenza Silvan, vescovo della diocesi ortodossa romena d'Italia. Spero che possiamo collaborare ancora di più. Credo che Religions for Peace verrà anche nella nostra chiesa l'anno prossimo, perché è iniziato questo programma di scambio culturale, interculturale, interreligioso, e lo aspettiamo con molta gioia nella nostra chiesa per scoprirci, per dialogare. Ecco, volevo solo presentare il modo in cui capiamo e viviamo la religione come strumento di pace nell'ortodossia. La mia, diciamo, piccola comunicazione ha tre elementi. La pace è un dono di Dio, la pace si raggiunge con il dialogo, ma il dialogo anche con noi stessi, il dialogo con il Signore, il dialogo con gli altri, e la pace è frutto delle azioni. Pace a voi, sono le prime parole del nostro Signore Gesù Cristo dopo la sua risurrezione, parole che insieme alla sua presenza divina riportano la pace nei cuori dei suoi discepoli. Pace a tutti, pronuncia il sacerdote cristiano durante la celebrazione della Divina Liturgia, prima dei momenti essenziali della celebrazione eucaristica, celebrazione che viene incoronata con la presenza del nostro Signore Gesù Cristo nei doni eucaristici. Parola divina e presenza divina sono i due elementi che nella liturgia ortodossa e nella vita quotidiana di un cristiano offrono la vittoria sulla paura, offrono gioia e pace. Un esempio sono le parole di San Paolo ai Filippesi: siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo. Un altro esempio sono le parole di San Serafino di Saulo, che dice: acquista e conserva la pace e migliaia intorno a te troveranno la salvezza. Padre Cleopa, dal monastero di Silvestria, al nord della Romania, diceva a quelli che erano preoccupati per la loro vita e per la vita dei loro cari, gli diceva: papà sta al timone, non avete paura. La pace come dono di Dio si riceve tramite la parola divina e la presenza divina, spirituale ed eucaristica. La pace si raggiunge con il dialogo con noi stessi, il dialogo con il Signore, il dialogo con gli altri. Un cristiano entra nel dialogo con se stesso meditando sulla sua vita e sulla sua morte, tenendo davanti ai suoi occhi le parole del Signore. La Divina Liturgia Ortodossa chiede sempre al Signore una fine cristiana della nostra vita, nella fede, serena, in pace, senza dolore e senza vergogna. È una sentenza favorevole dal temibile Tribunale di Cristo. Scopriamo così che noi stessi siamo responsabili della pace nel mondo, perché il problema delle guerre e delle inimicizie è interiore, prima che esteriore. Le parole di San Giacomo: da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Queste passioni che scuotono dentro di noi devono essere portate alla luce nel dialogo con il Signore. Questo dialogo consiste nella preghiera e nella confessione.
tramite la preghiera affidiamo noi stessi, gli uni gli altri e tutta la nostra vita a Cristo Dio. La preghiera del cuore è uno dei più importanti elementi in questo dialogo. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di me, peccatore. La spiritualità ortodossa ci offre una guida, il Padre spirituale che ci accompagna nelle nostre confessioni davanti al Signore e come un medico lavora per la nostra guarigione. Il dialogo con gli altri per un cristiano deve partire proprio da questo punto, la consapevolezza della nostra guerra interiore e la realtà della presenza di Dio nel mondo. Lui ha il suo piano di salvezza con noi, con il mondo e con noi, e noi nel momento in cui ci mettiamo alla sua disposizione diventiamo utensili per il suo lavoro, diventiamo parte del suo lavoro e diffondiamo la sua pace nel mondo. Man mano che riusciamo a fare di più nel nostro dialogo con noi stessi e con il Signore, riusciremo ad ampliare ed approfondire il dialogo con il prossimo. San Pietro ha avuto questa rivelazione. In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque popolo appartenga. Il dialogo di Dio con il mondo va continuato da ognuno di noi nel dialogo con gli altri. La pace è frutto delle azioni. Nel racconto del giudizio finale, Vangelo di San Matteo, capitolo 25, la nostra salvezza è frutto delle azioni concrete che intraprendiamo per il nostro prossimo. Venite, dice il Signore, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Ogni volta che lo avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. La salvezza di ognuno di noi sta nelle azioni concrete che intraprendiamo per il nostro prossimo. Il nostro prossimo è la nostra salvezza. Difendere i perseguitati, accogliere quelli che soffrono, iniziare il dialogo con il diverso, togliere prima la trave del nostro occhio, mantenerci consapevoli nella presenza di Dio e nutrirci del suo corpo e sangue, devono essere il programma di vita quotidiana di ogni cristiano. Questo, in parole umili, è il modo in cui l'ortodossia, non come religione, ma come modo di vita insieme a Dio, una volta diventata interiore alla persona umana, ci trasforma in strumenti di pace, nelle mani del Signore. Grazie. Ringraziamo Padre Batrac per il bellissimo intervento e adesso do la parola a Gemma Vecchio di Casa Africa Onlus. Leggo un breve profilo. Allora, per quanto riguarda l'associazione, Casa Africa Onlus è un'associazione di solidarietà e promozione sociale senza scopo di lucro. È stata costituita nel 2009 e fin da subito si è dedicata alle attività di informazione diretta alle popolazioni africane, le quali, spinte dal miraggio di ricchezza facile e benessere, decidono di compiere la traversata verso l'Italia. Nei paesi africani, infatti, arriva un'immagine distorta dell'Europa, condita di opulenza e benessere, che genera in molti giovani la decisione di lasciare la loro terra e tentare una traversata rischiosissima e dagli elevati costi per raggiungere la felicità. Ecco, a voi quindi la Presidente Gemma Vecchio, grazie. Buonasera a tutti, grazie a Roberto Mercuri di avermi invitato. Invito da parte di tutti. Grazie. Io inizierei dalle religioni e i governi che hanno tradito quello di costruire la fratellanza, come per esempio sparì la religione africana, per cui come mamma, non lo so se lo sapete, sono stati impiccati perché dovevano per forza cambiare religione. Quella africana è accogliente. Poco tempo fa una mia amica ne parlava della religione antica africana e lei non ci credeva alle cose che dicevo io. Quando andò in Africa, lei è buddista, faceva la mio
Rinchiocha, è una preghiera buddista, e quando vide la signora che veniva a fare il camere, smise. E lei gli disse: perché hai smesso? Cosa facevi? Pregavo per non offendermi. No, dice, fallo perché ci piace, ci porti novità, no? E conoscenza. E io lo vedo da tante storie africane, che c'è come Mandela, no? O Zanzibar. Gli arabi, gli schiavi, per provarli, li buttavano in un'isola degli schiavi, si chiama qualcosa brutta proprio, li buttavano giù da questa specie di montagna, nell'acqua, per vedere se resistevano. Gli davano delle cose sporche per vedere se resistevano. Quando vinsero, non si vendicarono. Hanno fatto sì che uomini sposassero le donne di Tanzania e viceversa le donne, e hanno creato fratellanza. Anche Omero parla di Dio, di un re buono in Africa. E parla che i dei andavano a scorrere del tempo con lui perché è buono, re etiopico. Perciò a volte è difficile parlare, partecipare a un convegno così importante. E si parla di differenza anche tra religioni monoteiste, che sono l'Islam, gli ebrei, i cristiani, avendo lo stesso testamento, gli stessi santi, no? E si creato distanza e si parla di un altro Dio quando ce n'è solo uno. E l'Africa e tanti paesi tante parti del mondo soffre perché i governi costruiscono armi sofisticate. La tecnologia è andata molto avanti e il regresso dell'uomo nei suoi valori è arrivata in questi tempi proprio bassa, bassa, bassa. Come noi sì, ce la mettiamo tutto, possiamo parlare di pace, ma quando sono anche da voi lo vedete a Tor Sapienza, no? A fomentare, sono gente che fa parte della politica, no? Neanche un condominio riesce a riunire, non un popolo, a aggredire poveri cristi, no? Perché hanno lasciato il paese? Non solo per mangiare. Sì, nei giovani c'è la voglia di cambiare, di volere anche loro partecipare a questo benessere. Però dietro invece c'è cose tristi. Guerra. Perché ci sono guerre? Se costa di più le armi che il cibo, come fa quello che chiamano povero l'Africa, che poi è un continente enorme, e lo indebitano in armi, ha tante risorse, tutto quello che ha costruito l'Occidente si nutre di materie prime dell'Europa. E non si paga il giusto prezzo per quello che si piglia, si preferisce bombardare, ammazzare, ricattare. Noi non riusciamo a sceglierci i governi in Africa. Gli africani perché non possono? Perché è tutto costituito da fuori. E mimetiche, lo vedete, armi, roba così, non è che uno esce del villaggio, facciamo la guerra, non, da dove lo compri tutti questi anni? Le mine che fanno tragedie ogni anno nelle persone, nei bambini, negli animali, e dopo ogni guerra per sminare costa tanto e gli africani non possono sminarli, devono venire gli altri, no? Come per esempio anche i caschi blu che si mettono tra un paese e l'altro, non fanno altro che portano il male, la prostituzione.
no? Con i dollari, ma però a difendere un paese uno dell'altro. Vi faccio un esempio, il coltan, quello che serve per i computer, per i cellulari, anche per la radiologia, da dove viene? Dal Congo. In Congo sono morti 10 milioni di persone, sono vittime tante le donne, i bambini già durante Leopoldo II di Belgio massacravano, mozzavano gambe e braccia ai bambini perché non raccoglievano sufficientemente la gomma, il caucciù. Oggi stessi bambini raccolgono il coltan e in superficie ed è radioattiva e muore tanta gente. E perché so che in buona fede tutti ci raccogliamo e vogliamo fare qualcosa, ma per me questo non può bastare, dobbiamo essere più tanti e spingere. E c'è un detto che si dice che Dio, un po' blasfema, dice che Dio quando stava distruggendo il bene e le ricchezze si inciampò in Africa e gli si versette tutto là. E pagare il giusto prezzo ai materiali e chiudere gli occhi, e si dice sempre sono interessi, ma se sono interessi che uccidono, di quale fratellanza? La regione è diventata uno strumento per discordia e chi alimenta questo sono persone che sono nel potere che noi votiamo, perciò io mi auguro che la gente apra gli occhi e faccia qualcosa di sano e sacro, perché è tutto è incivile, mi dispiace. E se, sono ottimista, però mi addolora che molte volte si dia colpa a questo o quell'altro. Il mio paese dove sono nata vive di imbarghi, però non gliene importa niente, hanno fatto 30 anni di trincea, anche con la candela vanno avanti e il PIL è aumentato di 8%, nonostante sempre fanno imbarghi. E questi ragazzi come fanno in un paese dove non c'è l'elettricità, non c'è abbastanza computer, non c'è tutto quello che piace ai ragazzi, perché attraverso l'internet loro vedono i loro coetanei come vivono, no? E vogliono condividere questo e restare là. Molti non vengono perché devono fare militare, perché come ben sa Silvio mi aiuta tanto, Luigi De Salvia tantissimo, lo chiamano papà, non gli visita gli occhi, fa tante cose. E Silvio pure gli dà spesa, glielo porta lui di persona, tantissime persone sono cresciute in casa Africa. Perciò non è questo, dobbiamo un pochino domandarci e parlare dalle fondamenta se vogliamo aggiustare qualcosa, non solo del problema, ma una reazione a questo problema. Grazie. Allora, io adesso cederei un attimino il posto a Pierluigi Sorti a continuare da moderatore, ci dividiamo un attimino il compito, e adesso leggerà il profilo del dottor Salvatore Improta, che prego di accomodarsi. Salvatore Improta è uno psicologo che svolge la sua attività come libero professionista. Opera a Roma ed è attivo nei campi della psicologia clinica e giuridica e della neuropsicologia clinica e forense. Chissà come interpretato la sentenza di ieri della Cassazione. È uno dei fondatori dell'Associazione Italiana di Neuropsicologia. È stato giudice onorario del Tribunale per i minorenni per 12 anni. Ricopre da quest'anno il ruolo di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Si occupa di diagnosi psicologiche e neuropsicologiche e di consulenza e sostegno psicologici per pazienti adulti.
si interessa professionalmente inoltre di tematiche cliniche e giudiziarie e tra le attività che ha svolto vi è anche quella di consulente tecnico di parte in procedimenti giudiziari, civili e penali. Grazie a lei. Buonasera. Con 10 minuti a disposizione, i ringraziamenti di Prammatica che ha organizzato e che ospita questo convegno li diamo per fatti. Anzi, li riassumo ringraziando uno per tutti il dottor Roberto Mercuri, che onorandomi da anni della sua preziosa amicizia, talvolta mi chiama ad annoiare l'uditorio romano che accorre ai suoi eventi, e così sarà stasera. Una premessa. Per la comprensione di quanto argomenterò è del tutto irrilevante che chi parla e chi ascolta siano o meno credenti e professanti una fede religiosa. Gli aspetti psicologici, cui farò cenno nei restanti minuti, infatti attengono ad una visione scientifica del problema, ammesso che la psicologia del profondo sia una scienza. Che siano le convinzioni religiose il prodotto della mente dell'uomo nato al fine di rispondere a quesiti angoscianti dettati da eventi di natura fenomenica o esistenziale, ovvero siano le modalità cognitive con le quali un ente supremo o creatore abbia inteso dotare la creatura a sé più somigliante della possibilità di scoprirne e comprenderne l'esistenza, la volontà e i fini, per quanto dirò, ripeto, è del tutto irrilevante. Il mio intendimento è semplicemente quello di offrirvi l'opinabile punto di vista di uno psicologo sull'argomento della religione, della pace e della possibilità che la prima riesca a favorire e garantire la seconda. Immagino infatti che da uno psicologo si voglia essenzialmente sapere se la costituzione strutturale e funzionale della psiche umana, recependo quel complesso di credenze e atti di culto che esprime il rapporto dell'uomo con il sacro e la divinità, secondo la definizione che Mario Lombardo dà della religione, possa raggiungere una condizione interiore che le consenta di frenare le spinte naturalmente aggressive e predatorie e di cercare invece modalità di relazione interpersonale tra individui e gruppi orientate alla pacifica coesistenza, secondo i valori della solidarietà e della cooperazione. Nel caso la risposta fosse affermativa, poi continuo ad immaginare che a uno psicologo si voglia chiedere come mai una visione anche solo superficiale della storia dell'uomo sul pianeta faccia ritenere che la religione abbia funzionato così spesso in modo contrario, divenendo strumento, nel senso di essere strumentalizzata, di conflitti duraturi quanto cruenti. Proprio per questo la prima cosa che mi è venuta da pensare prendendo dell'invito è stata l'apparente provocazione contenuta nel titolo del convegno, e credo di essere stato in buona e numerosa compagnia. Le religioni accompagnano l'uomo da millenni nel suo compito di adattamento funzionale alla sopravvivenza dell'individuo e della specie, eppure l'odierno scenario storico vede ancora troppe regioni del pianeta alle prese con conflitti sanguinosi, scatenati da cause apparentemente svariate, ma tutte riconducibili sotto il profilo psicologico ad una modalità di espressione estremizzata sino alla violenza della naturale aggressività umana. E questi conflitti sono condotti da gruppi, popoli, nazioni che si riconoscono in credi religiosi e da individui non necessariamente privi di un sentimento individuale del trascendente. E la seconda riflessione, anche questa immagine estremamente condivisa, ha riguardato il concetto di pace. È tipico infatti della visione del pensiero occidentale, ai quali appartengono i nostri costumi individuali e sociali, pensare alla parola pace quasi solo in opposizione alla parola guerra. La pace è dunque per noi un concetto preeminentemente interindividuale. Al contempo è facile, pensando invece all'Oriente e alla sua visione dell'uomo, intendere i concetti religione e pace in termini decisamente più individuali, laddove l'adattamento alla vita ha elaborato colà pratiche di condotta quotidiana, a volte potremmo dire a pacificare l'interiorità dell'uomo, consentendogli di armonizzarsi quanto più possibile con le altre espressioni della natura, umana e non. In sintesi, la domanda che ci si pone è questa: che possibilità ha la religione, intesa sia come complesso di credenze e valori individuali che come istituzione che le rappresenta sul piano collettivo, di influire positivamente sulla vita interiore e sociale dell'uomo, distogliendone l'aggressività dalla possibilità di indirizzarsi e manifestarsi in concreto nei rapporti tra sé e i suoi simili?
Una trattazione esaustiva richiederebbe tempi troppo lunghi e forse per questo nell'elaborare i brevi cenni che seguono ho sentito l'esigenza di consultare figure del passato, abbastanza autorevoli nella storia della conoscenza dell'uomo e del mondo, e ho quindi riletto, mi limiterei a farlo, il breve carteggio intercorso tra Albert Einstein e Sigmund Freud tra il luglio e il settembre del 1932, un'iniziativa proposta allora dall'Istituto Internazionale per la Cooperazione Intellettuale, una diramazione della Società delle Nazioni. Il titolo del carteggio, come viene pubblicato, è «Perché la guerra?». Nella lettera indirizzata da Einstein si pone a Freud la domanda: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? E Einstein a un certo punto dice: ho parlato sinora di guerre tra stati, ossia di conflitti internazionali, ma sono perfettamente consapevole del fatto che l'aggressività umana opera anche in altre forme e in altre circostanze. Penso alle guerre civili, per esempio, dovute un tempo al fanatismo religioso, oggi a fattori sociali o ancora alla persecuzione di minoranze razziali. E si resta colpiti perché 82 anni fa Einstein descriveva i conflitti violenti dovuti a contrapposizioni di natura religiosa come qualcosa di appartenente al passato, tanto per consentirci considerazioni sul grado di effettiva evoluzione storica dell'uomo. E qualche riga prima lo stesso fisico stigmatizzava l'attitudine della classe dominante a fomentare per sede di potere i conflitti armati, in questo spalleggiata da un'altra piccola classe di persone, commercianti, fabbricanti, d'armi. Per poi affermare che tali classi hanno in mano prima di tutto la scuola e la stampa e per lo più anche le organizzazioni religiose. Questo passaggio ci conferma quanto possa essere importante il ruolo delle organizzazioni religiose nell'influenzare la mente e i comportamenti umani e quanto le stesse siano storicamente state esposte a strumentalizzazioni anche tragiche nei loro effetti. Nella risposta di Freud la religione non compare, la parola religione, ma il fondatore della psicoanalisi ripercorre storicamente e descrive le determinanti dell'impulso insopprimibile nell'uomo all'aggressività e alla violenza e definisce fattori che possono promuovere la pace, non solo la coercizione violenta, ma anche quelli che mettono in luce importanti affinità tra i membri di una determinata collettività, in pratica i legami emotivi tra i suoi membri, ossia le identificazioni. Anche se sappiamo che Freud, ebreo non credente, era del parere che a un aumento del livello di incivilimento dell'uomo sarebbe corrisposto l'estinguersi dell'adesione alle fedi o ai credi religiosi, è indubbio che le religioni siano di per sé stesse fattori di identificazione molto potenti tra gli uomini. Freud passa ad essere stato un rappresentante del pessimismo antropologico, eppure in questo scritto paragona l'incivilimento a un vero e proprio processo organico che, completandosi, potrebbe portare l'uomo ad una vera e propria ripulsa biologica verso la guerra e la violenza. Ritornando alla religione, rifacendoci al suo ruolo all'interno dell'apparato psichico dell'uomo, secondo la visione della psicologia del profondo iniziata da Freud, possiamo dire che l'attitudine alla religiosità poggia su elementi e bisogni costituzionalmente arcaici della mente umana, mentre la capacità di agire coerentemente con il complesso di credenze e precetti articolati sino all'elaborazione di visioni teologiche è da considerarsi uno degli aspetti di ordine superiore del funzionamento psichico. In pratica, l'educazione alla religiosità con quel che ne consegue sotto il profilo degli affetti percepiti e delle condotte conseguenti nasce dalla evoluzione guidata dall'influenza ambientale di spinte affettive di natura aggressiva, cui viene imposta dapprima la rinuncia alla soddisfazione diretta e immediata e che poi vengono indirizzate verso mete socialmente approvabili e condivisibili, come ad esempio l'azione diretta sulla natura per fronteggiarne i fenomeni ostili, ovvero la creazione di norme e regole fino alla creazione delle istituzioni che rafforzano le condotte solidali e cooperative. Queste spinte aggressive vengono inoltre affiancate dalla altrettanto naturale disposizione affettiva positiva, quella capace di attaccamento all'altro e del quale riconosce godendone tutte le qualità che percepisce come buone. Ora, dall'esperienza clinica, nel nostro lavoro quotidiano di psicologi, sappiamo che non tutte le menti umane sono capaci di compiere con successo tale processo di maturazione istintuale. Per alcuni lo sforzo richiesto sarà sempre, semplicemente, al di sopra delle loro possibilità. Esse pertanto possono non aderire minimamente al sistema di credenze religiose, né rispettarne precetti e atti di culto, ovvero aderirvi, ma senza che questo funzioni come reale deterrente nei confronti del possibile scatenarsi di un'affettività ostile, che può giungere al desiderio ed al tentativo di soppressione del proprio nemico.
E in aggiunta, lo si è detto, le convinzioni religiose in alcune di tali personalità possono essere prese del tutto a pretesto per giustificare la necessità di condotte violente. Gli esempi oggi davvero non mancano. E d'altra parte nessuno impedisce a chi non avverte alcun afflato trascendente nella sua interiorità di giungere comunque a una capacità di padroneggiare le proprie spinte aggressive in modo del tutto evoluto, sotto l'influenza, diciamo così, di valori laici. Tali valori per la psicologia del profondo si associano in maniera funzionale al sistema che Freud chiama del superio e che ritenne costituito, oltre che dall'ideale dell'io, anche dalla coscienza morale. La coscienza morale si forma negli anni della prima infanzia, a partire dalle sensazioni che il bambino prova verso la necessità di obbedire alle prescrizioni dei genitori e dal piacere che gradualmente avverte crescere insieme nel guadagnarsi e mantenere l'amore e la protezione dei genitori, anche attraverso la dolorosa rinuncia ai propri desideri. In conclusione, sotto il profilo psicologico, per la costituzione strutturale e funzionale della psiche umana, la religione può essere uno strumento di pace, ma solo se ben suonato e rivolto ad ascoltatori in grado di apprezzarne le armonie. Può essere cioè un insieme di idee, valori, prescrizioni investite di affetti fondamentalmente positivi in grado di ben supportare l'identità dell'uomo ed aiutarlo a raggiungere quegli scopi definiti da sempre come incivilimento in senso freudiano, civilizzazione, secondo il linguaggio comune. Anche la religione quindi è una modalità educativa che ha una funzione di regolazione psichica per gran parte dell'umanità, mai per tutta. E tanto più successo avrà come strumento di pace quanto sarà più consapevole che per ogni nuovo uomo venuto al mondo detta funzione dovrà ricominciare ad operare, diciamo così, da capo, dall'inizio. Ma questo, volendo vederci qualcosa di positivo, per finire anche qui, ci dice anche come, pur se si ritiene di essere destinatari della conoscenza di verità rivelate, sia sempre necessario nel concreto del rapporto con gli altri mantenere un atteggiamento umile e abbandonare ogni velleità o pretesa di superiorità, perché tali pretese, ce lo insegna la storia e anche un pochino la psicologia, sono tra i più potenti istigatori alla violenza e alla guerra più che alla pace. Grazie. Ringrazio il dottor Incrota e ringraziamo, c'è un cambio da parte della bandiera dei Blue Velvets, e ringraziamo un avvicendamento, quindi prego il comandante di dare disposizione per l'avvicendamento o il riposo momentaneo. Bene, continuiamo pure, ecco, non so. Prego Maria, vi spiegate dopo, perché dopo spiega, c'è un discorso tecnico, sì. Tutto a posto, grazie. Scusate. Allora, adesso chiamo ad intervenire Mohamed Hanout. Ho letto bene, spero. Sì. Allora, un breve profilo, anche se qui noto che il suo curriculum è molto impegnativo, lungo e impegnativo, quindi mi limiterò, spero, diciamo, alle cose più importanti che lei ha realizzato. Allora, laureato alla Facoltà di Agricoltura in Egitto, negli anni di permanenza in Italia si inserisce a pieno titolo nel circuito del lavoro regolare. Da sempre attivo per la tutela dei diritti degli immigrati in Italia, diventa membro nel 1998 del consiglio direttivo dell'associazione El Fatah Roma e Lazio, consigliere della Lega Araba d'Egitto grazie anche agli ottimi rapporti con l'ambasciata araba d'Egitto in Italia. E qui matura l'idea di fondare un'associazione in favore dell'integrazione degli immigrati extracomunitari in Italia, ove la parola pace e solidarietà, così lui stesso in uno degli incontri di coordinamento dice: spero che questo momento tragico per tutti possa essere superato, perché solo in pace e solidarietà potremo vivere tutti insieme su questo pianeta Terra. Nel 2002 nasce l'Associazione Internazionale degli Immigrati, che offre un servizio di assistenza e consulenza legale in materia di diritti agli stessi e della tutela delle donne immigrate.
prosegue e cresce il suo ruolo politico anche attraverso l'organizzazione di eventi a sfondo solidaristico, come i tornei di calcio e il Mondialito di Ostia. Nel dicembre 2006 è eletto nella consulta cittadina per gli extracomunitari. Direi basta, perché a questo punto le cose più importanti appunto le abbiamo dette. Comunque, persona estremamente attiva, e quindi e congratulazioni e grazie per il suo impegno. Buonasera, anzi dico assalamu alaikum, bacio a voi. Prende la parola del padre, quella parlato prima, che l'ha avuto una parola del Gesù Cristo, è stata pace a voi. Noi il nostro saluti, pace a voi. Che dal punto di vista linguistico arabo, l'Islam c'ha una parola di radici, si chiama salam. Salam di radici c'ha tre parole di tre differenti significati e sottomissioni, purezza e pace. Sottomissioni di Dio e purezza da noi stessi e pace con gli altri. E in nome di Dio del cristianesimo c'ha il significato che l'amore incarnano a tutti e che convolge a tutti. Che nell'Islam il nome di Dio di 99 nomi, che l'accerta di misericordia, di tolleranza, di perdoni di tutti gli esseri umani. Non serve lungo la citazione di tante parole di tutte le religioni di cui il Dio grandioso ha mandato 25 profeti e messaggeri e ultimamente l'ultimo tre è il cristianesimo e l'ebreo l'islam considerano spiritualmente scendendo di Abramo. Perciò troviamo da tutte le religioni gli stessi comandamenti e gli atti raccomandano di tolleranza, di amare e di pace. Il musulmano come il cristiano che ama Dio, ama la tolleranza. Che le definizioni culturali del dialogo tra le religioni costituisce uno dei nodi fondamentali della società contemporanea, in particolare in Europa, per il ruolo che le religioni possono avere nella rimozione di ogni forma di intolleranza, come primo passo per favorire la conoscenza del patrimonio a valore umano e spirituale con il quale alimentare una nuova vita con la giustizia e pace. L'Arabia a cui l'hanno messo il gruppo radicale jihadisti, terroristi, ISIS in Siria e in Iraq, portato proprio Arabia mondiale, sotto la bandiera dell'Islam, sotto il nome di Dio, hanno fatto questi barbari omicidi e distruzioni. Sicuramente le persone meno informate sanno che nessuna religione ordina al suoi per ammazzare a uccidere l'altro. Io personalmente la settimana scorsa ho scritto nella mia pagina di Facebook con la lingua araba allegando alcune foto di queste descrizioni, di questi gruppi, parlando a loro un messaggio, dicendo questo non è il mio religione,
e la mia religione è l'Islam. E l'Islam di pace, non di tolleranza, non intolleranza di guerra. L'Islam di amore, non di odio. L'Islam di la compassione. Che nel Corano ci sono più di 200 versetti che ordina di libertà, libertà religiosa. Non c'è costruzione nell'Islam per entrare proprio a forza di persona che nell'Islam. Che il nostro profeta stesso, che e Dio ha detto di santi sacri nel Corano, addirittura di tante prove, di iniziano del profeta Noah al suo figlio, Dio ha detto: questo non è un buon lavoro, lascialo per te. Anche pure con il profeta Abramo, con il suo padre, pure con il nostro profeta Muhammad, con il suo nonno, non erano alla stessa religione, perciò Dio ha detto: lasciate per te. Quella che vuole entrare nelle religioni va bene, quella che non vuole entrare lasciate scegliere come sua, addirittura sceglie Dio. Se uno non crede in Dio, Dio dice ok, c'ha la sua libertà di scegliere proprio. Poi il nostro profeta, che nella sua gentilezza insegna a noi come si tratta con gli altri, che uno che metteva sempre alla sua porta le monnezze, le spie, eccetera, 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 giornalmente, giornalmente, e un giorno mancava questa persona. Il profeta ha chiesto dove sta questa persona, ha saputo che sta male, è andato a visitarlo. Poi il profeta Muhammad nella Madina ha creato il primo costituzione di 52 articoli di cui convivono insieme musulmani, cristiani, ebrei, anche i non musulmani. E questo è la saggezza e la filosofia della creazione di Dio, che è la diversità. Però purtroppo ci sono tante persone che non hanno capito questa cosa. Concludo che la dominazione culturale del dialogo tra le religioni costituisce un nodo fondamentale della società contemporanea per vivere insieme in pace e giustizia. Grazie a voi. Dottoressa Palmieri Billi, che c'è? No, un attimo. Un attimo solo, scusa. Desidererei chiamare a tavolo l'eccellenza Salvatore Mikhailov. Un attimo, un momento di... Prego, eccellenza. Anche qui il curriculum è breve e lungo, troppo lungo, quindi ci aiuterà eccellenza a sintetizzarlo. Allora, davvero è un curriculum lunghissimo. Allora, contravvenendo un po' a quelle che sono le regole della presentazione di un personaggio, io suggerirei di invitare lo stesso Monsignor Michele a dire qualcosa su di lui. Va bene, grazie. Buonasera. Sono nato in Calabria il 12 dicembre del 74. Ho di famiglia cattolica. Ho studiato in tutte le scuole. Mi sono laureato in archeologia. Ho studiato il seminario. Lavoro per il gruppo archeologico.
archeologico romano come volontario, sono studiato di egittologia e medioevo. Ho fatto un sacco di cose nella vita, ho scritto diversi saggi sia di mariologia sia di archeologia, ho pubblicato sull'edizione San Demini sulla questione egittologica, i templi, le piramidi, sono stato consacrato vescovo il 15 ottobre di quest'anno a Vienna, 5 anni fa sono stato consacrato sacerdote. Il mio intervento sarà breve e conciso. Allora, da diverso tempo è riconosciuto che la religione è connaturata nell'uomo fin dalle più lontane epoche primordiali. L'uomo primitivo, infatti, si sentiva circondato da una natura ostile, tuoni e fulmini, incendi, precipitazioni torrenziali, inondazioni, terremoti. Erano attribuiti a un ente soprannaturale piuttosto irascibile, al quale tuttavia ci si appoggiava per chiedere protezione, sentendosi l'uomo un fuscello rispetto all'avversa natura circostante, al punto tale da tentare la benevolenza con opere consistenti in sacrifici di animali, talvolta umani, come succedeva per gli Aztechi in America, in appositi templi o piramidi. La religione inoltre era ed è tuttora alimentata da un'esigenza tutta umana di giustizia che si traduceva, come anche nel presente, nella speranza di una vita soprannaturale nella quale le sofferenze terrene trovassero un giusto compenso. Questo atteggiamento di subordinazione al soprannaturale era diffuso fin dalla remota antichità in tutto il mondo abitato, dagli Ittiti agli Egiziani. Agli indiani d'America ed altrettanto diffusa era la pratica dei sacrifici propiziatori. Dagli aggregati umani emergevano spontaneamente figure di santoni e stregoni che venivano consultati per la loro apparente sapienza, dote che mostravano di aver percepito dall'ispirazione divina per indurre i postulanti a seguire le loro indicazioni, per assurde che fossero. Nascevano in tal modo i primi riti religiosi, ricchi di gesti simbolici, volti a implorare vittoria negli scontri tribali o guarigioni per potenziare l'efficacia di cure rudimentali. In molte religioni sono presenti uno o più dei, quasi sempre antropomorfi, all'apice del mondo soprannaturale, indispensabili per dare forza ai comandamenti impartiti dai sovrani, che spesso si accreditavano per i loro figli, una millanteria che si è perpetuata dai faraoni fino ai nostri tempi. La religione, in definitiva, è stata usata per millenni come efficace strumento di pace, di governo e di disciplina popolare. È stata usata purtroppo anche come cemento tra le masse per costruire l'identità di una tribù o di un popolo e per condurre guerre mosse da esigenze migratorie ma sostenute dall'odio interreligioso che postulava l'annientamento dei diversi, degli infedeli e dei miscredenti. Guerre comportanti il sacrificio di innumerevoli combattenti, fiduciosi però di trovare un compenso di un felice al di là, promesso a piene mani dai sacerdoti che seguivano gli eserciti in guerra per tenere alto il morale. Ancora oggi, purtroppo, ricorrono episodi di intolleranza religiosa, tra i quali quelli di maggior risonanza mediatica, in Europa e Balcani, in Asia Pakistan e in Africa Nigeria e in tutto il Medio Oriente, che si materializzano in attentati e massacri a danno di minoranze etniche aventi fedi religiose diverse da quelle della maggioranza. Resta comunque il fatto che studi recenti stimano che il 90% della popolazione mondiale attuale crede nel soprannaturale, un dato che induce a riflettere sull'importanza delle religioni nel condizionamento del comportamento umano, sia per il singolo che per i popoli interi. Le religioni, quindi,
se hanno dimostrato di essere potenti agenti di divisione e di inimicizia nello sviluppo della storia umana. Ma bisogna anche aggiungere che, se fedelmente interpretate, sono un ottimo strumento di pace e di coesione. In tal senso i pontefici romani, i patriarchi di altre confessioni religiose, si sono adoperati negli ultimi decenni favorendo incontri tra gli esponenti di maggior rilievo delle varie religioni, segnatamente di quella cristiana, dell'ebraica e della musulmana, delle tre religioni monoteiste che credono in un solo Dio. L'uso delle religioni per formare la pace tra i popoli è forse il metodo più efficace per avvicinarsi al risultato auspicato, anche se il più laborioso. Non si tratta infatti di limitarsi ad ascoltare i discorsi illuminati e concilianti degli esponenti più illustri delle varie fedi religiose, discorsi che difficilmente scalfiscono l'animo degli ascoltatori, seppure benevolenti. Si tratta invece di avviare tra i popoli iniziative di solidarietà verso le popolazioni indigenti, che possano essere promosse solidamente dai sacerdoti delle tre religioni, che nella loro azione quotidiana di beneficenza promuovono il culto del soprannaturale come fonte di amore e di rispetto reciproco sul piano pratico della solidarietà e della promozione culturale, ed anche per incoraggiare l'indipendenza dello spirito. Gli incontri di Assisi rappresentano una fase propedeutica di professione dei principi e delle direttive sui sentieri che portino alla conciliazione, che però dovrebbe essere seguita da accordi e anche sui credi religiosi. È tempo inoltre che si attribuisca alle varie religioni pari dignità, essendo tutte espressioni diverse dello stesso bisogno umano e del soprannaturale. Ognuno viva la propria fede senza prendere di imporla agli altri, ma senza escludere il dialogo che esalti il sacro che li accomuna e che ne renda marginali le tradizioni e i riti che appaiono in contrasto. Ad esempio, le sacre scritture esistenti nelle tre religioni monoteiste, l'ebraica, la cristiana e l'islamica, possono costituire il collante teologico per trarre, grazie alla comune origine dal capostipite di Abramo, la ragione di un ravvicinamento operoso è per convergere verso una nuova visione del soprannaturale che costituisca la fonte per un solidale sviluppo della solidarietà verso l'uomo, foriera di una maggiore giustizia distributiva, solido supporto della pace tra i popoli. Le quali tradizioni, come tutto ciò che è umano, dovrebbero essere invece periodicamente rivisitate alla luce dell'evoluzione culturale, che a volte riesce a chiarire alcuni di quei misteri che apparivano come tali alcuni millenni indietro, sia dagli astensori dei codici di comportamento attinti dalla presunta rivelazione divina che gli storici dei grandi profeti. Per venire all'immediato, una grande opera di pace e solidarietà tra i popoli potrebbe essere promossa dalle tre religioni monoteiste, a partire da un luogo sacro per tutte, dove esse convivono da secoli. Il luogo è l'attuale Gerusalemme. L'opera di pace è quella di poter pervenire tra le autorità religiose locali ad una comune visione per una possibile soluzione del conflitto che da decenni oppone gli israeliani ai palestinesi. Tale visione, generata dall'educazione a pratiche quotidiane di solidarietà umana, un sentimento che già vivono i giovani e nelle due etnie, potrebbe condurre le parti a un accordo di reciproca insoddisfazione, ma che l'opera concorde dei religiosi sarebbe convertire in accordo di reciproca accettazione quando lo spirito di solidarietà finalmente
prevalesse sulle istanze politiche contrastanti legate alle millenarie tradizioni storiche di ambedue i popoli. Potrebbe essere una visione utopica? In una recente discussione si è affermato che la pace è un dono del Signore. Mai, come in questo caso, sarebbe possibile confermare in futuro che, grazie all'opera concorde dei religiosi di Gerusalemme, operai del Signore, si riuscì a superare odi e differenze che si frapponevano al raggiungimento della pace in Palestina. Erano state così esaudite le preghiere rivolte al comune Dio dei fedeli ebrei, islamici e cristiani che ivi convivono. Ancora, per restare nell'immediato, sarebbe auspicabile avviare nelle scuole italiane, nell'ora di religione, l'insediamento della storia delle religioni che, anziché fermarsi alle dinamiche della religione cristiana, converta tale tempo formativo in una lezione di cultura religiosa a tutto campo, lezione inoppugnabile per essere la religione parte ineludibile dell'essere umano e quindi di interesse generale anche per l'alunno musulmano e per quello ebraico, per l'induista, per lo shintoista, per l'animista e per gli altre varie religioni. Per lo più immigrati, che oggi ritengono legittimamente di non dover ascoltare una lezione che si limiti alla catechesi cristiana estranea ai loro rispettivi credo. In conclusione, è forse una visione utopica quella di poter gradualmente realizzare nel futuro che ci aspetta una collaborazione interreligiosa che, dando minore importanza agli immutabili riti tradizionali, volgesse lo sguardo alle esigenze dell'uomo, operando sul piano pratico per promuovere concordemente la pace e per contribuire a ridurre gli squilibri economici nel mondo, e ciò con l'uso della parola e delle opere, con l'ausilio della preghiera, fattori utili che siano sostenuti alla elevata capacità di orientare i propri fedeli che accumula tutti i leader religiosi. Grazie. Mi piace citare il suo libro del 2008 sulla pace in Tommaso d'Aquino, che è diventato, diciamo, un elemento fondamentale negli studi della pace, soprattutto nella filosofia e nella pratica religiosa cattolica medievale. Lascio a lui la parola, e soltanto ricordando che è anche un notevole diffusore di queste iniziative, anche in ambito mediatico, e partecipa appunto a dibattiti televisivi anche numerosi, soprattutto in collaborazione con Sergio Zavoli. Grazie. Ho partecipato perché ormai sono in pensione, come si vede bene da... Grazie per Luigi, ci conosciamo bene, ma io sono qui anche come vicepresidente del CIPAX, il Centro Interconfessionale Religione, ringrazio Mercuri dell'invito. Cos'è il CIPAX? Cos'è questo centro interconfessionale? È nato nel 1982 e raccolse l'anno successivo l'impegno del